Di loro da ieri non si hanno più notizie. Allora, siamo all'ospedale di emergency alla Scarga e i combattimenti continuano a farsi sentire. In questo video, soltanto un mese fa, Matteo Dall'Aira racconta come nella provincia di Helmand la guerra sia più viva che mai. Dall'Aira, 41 anni, originario di Treviso ma residente a Sesto San Giovanni, è a capo del centro medico di Emergency, dove sabato è stato arrestato insieme al chirurgo d'urgenza Marco Garatti, 49 anni, di Brescia, e a Matteo Pagani, 28 anni, di Roma, tecnico della logistica. Anche il giovane Pagani, sulla sua pagina di Facebook, sempre a marzo, denuncia in inglese come la guerra nel sud dell'Afghanistan sia ancora in corso e di come in quell'area bisogna fare attenzione a mine e bombe, quelle stesse mine e bombe ritrovate nel suo ospedale dai servizi segreti afghani. In questo video i militari, scortati da un contingente ISAF della NATO, fanno irruzione nella struttura. L'accusa per 9 persone di Emergency, tra cui 3 operatori italiani, è pesantissima. Avrebbero complottato per uccidere il governatore della provincia di Helmand, atteso quei giorni in visita. Secondo Emergency, Dall'Aira, Garatti e Pagani sono stati rapiti per togliere di mezzo testimoni scomodi in un paese occupato militarmente, dove la guerra al terrorismo sta facendo molte vittime tra i civili. E mentre dall'Afghanistan i funzionari di Kabul rilanciano che i 3 operatori avrebbero confessato, ma sulla confessione, poi smentita dal portavoce del governatore, è giallo, Emergency sta preparando per sabato una grande manifestazione nazionale a Roma per chiedere la loro liberazione. E allora, dicevamo, appunto, una manifestazione che ci sarà sabato prossimo a Roma, ma non mancano le voci critiche in quello che sta succedendo in queste ore. Il servizio sempre di Elena Radaelli. Non ho intenzione di parlare di complotto, sicuramente se hanno trovato delle armi all'interno dell'ospedale, degli esplosivi, qualcuno ce li ha messi, questo è assolutamente evidente. Su chi ce li abbia messi è tutto da dimostrare. Io spero che verifichino al prima possibile chi li ha portati dentro e che lo arrestino, che lo condannino. Le famiglie dei nostri operatori sono ovviamente in una situazione drammatica, noi siamo molto vicini a loro, siamo in continuo contatto con loro. Noi stiamo lavorando letteralmente giorno e notte, io ho un figlio di 4 mesi che non vedo da sabato a mezzogiorno perché stiamo lavorando tutti quanti solo su questo e loro dico di essere, come gli dico al telefono, di essere forti, perché di ridosare le energie, perché possono passare ancora giorni prima che si sblocchino le cose. Prima li libereranno, meglio è per loro, perché le accuse sono chiaramente ridicole che gli vengono mosse. Un coltello che potrebbe essere quello usato da Giuseppe Piccolomo per uccidere Carla Molinari è stato ritrovato dietro un